Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 8 maggio è la Madonna di Pompei. Oggi è anche il compleanno della Coca-Cola. Questa data segna l'anniversario della prima vendita di Coca-Cola nel 1886, celebrando l'impatto culturale e storico di questa bevanda iconica. Quello che in origine doveva essere un rimedio contro il mal di testa divenne, a causa della fortuita aggiunta di un ingrediente, una bevanda che nel giro di pochi decenni si impose su scala globale. John Pemberton, farmacista di Atlanta, nel suo laboratorio lavorava per la creazione di un ritrovato che doveva servire a combattere le emicranie. Ottenne un prodotto composto da vino di coca e estratto di noci di cola. L'8 maggio 1886, elaborata la giusta miscela dei due ingredienti, decise di commercializzare lo sciroppo, a cui per errore fu aggiunta dell'acqua gassata. Il risultato fu una bevanda assai gradevole, chiamata Coca-Cola Syrup ed Extract. Pemberton, considerati i mezzi economici limitati, fu costretto a vendere la formula e il marchio all'imprenditore Asa Candler, che nel 1892 fondò la Coca-Cola Company. Grazie a una spregiudicata campagna pubblicitaria pionieristica, considerati i tempi, il nome Coca-Cola si diffuse rapidamente e, a seguito dell'introduzione della celeberrima bottiglietta di vetro, la bevanda conobbe una fortuna inimmaginabile a livello planetario. Oggi è anche la giornata nazionale della mammola, detto anche carciofo romanesco, e la giornata internazionale della crostata alla crema di cocco. Tra i nati in questo giorno nominiamo Enrique Iglesias, 1975, e Vittorio Sgarbi, 1952. Tra gli scomparsi ricordiamo Paul Gauguin, 1903.